Ciao a tutti e benvenuti alla Ciao a tutti amici nerazzurri, bentornati e benvenuti sul canale, buona giornata, buona mattina, è molto presto, però io intanto vi auguro una buona giornata e una buona colazione e vi ricordo, prima di entrare nell'argomento che oggi riguarda il nostro grandissimo Çala, il nostro Hakan Çalhanoğlu, vi ricordo che adesso vi state vedendo il video della mattina, ma fra poco, fra qualche ora, alle 11.30, qua sul canale YouTube e sul mio Facebook potrete vedere in diretta la prima puntata del Filippo Tramontana Show. Io vi aspetto numerosi, abbiamo ospiti, abbiamo rubriche, è la prima puntata, quindi poi aspetto anche i vostri giudizi, però guardatela e datemi i vostri pareri, io vi aspetto alle 11.30, questo è il video di oggi e poi ci sarà anche quello di stasera e poi mi raccomando 11.30 la diretta YouTube. Allora ragazzi, oggi parliamo di Çala, ve l'avevo promesso ieri, andiamo avanti con questa promessa, la manteniamo perché credo che sia molto interessante leggere e commentare insieme l'intervista di Çala. Allora, che sia un giocatore fantastico, lo sappiamo tutti, è un grandissimo campione, è una bellissima persona e è stata anche la nostra fortuna, nel senso che nel momento in cui abbiamo dovuto malincuore rinunciare a Eriksen per i motivi che sappiamo, l'arrivo di Çalhanoğlu è stata una manna dal cielo e bisogna ancora ringraziare oggi la dirigenza e la proprietà per averci, oltre allo staff tecnico che l'ha consigliata, per avercelo portato. Andiamo a leggere Çalhanoğlu. Ieri ve lo accennavo, avete letto sicuramente tutti l'intervista di Çala. Lui si definisce il miglior play del mondo. Allora andiamo a leggere, questa è solo la prima cosa, poi parla di tantissime altre cose, tra cui la sua permanenza all'Inter, la sua volontà di rimanere all'Inter, di quello che ha detto la società. Andiamo a leggere un po' tutto. Allora, l'intervista è rilasciata da Zon. Lui dice: mesi fa, l'anno scorso, vi ho detto di essere tra i migliori registi e nessuno mi ha creduto. Però io credo sempre in me stesso, conosco le mie qualità e non ho paura di nessuno. Allora, al di là che non so perché l'anno scorso, quando lui ha detto queste cose, nessuno gli abbia creduto. Stavamo parlando di un giocatore che aveva fatto una Champions League clamorosa, che insieme alla squadra aveva giocato una competizione clamorosa e ha giocato una finale di Champions League da assoluto protagonista. Quindi, insomma, stiamo parlando di uno che in finale di Champions League ci è arrivato da titolare play dell'Inter, finalista di Champions, e quindi con tantissimi gol, le coppe che abbiamo vinto in Italia lo dobbiamo anche ai suoi gol, ai suoi rigori, alle sue punizioni, ai suoi assist, insomma, diciamo che perché non crederli già qualche mese fa. Comunque andiamo avanti. Allora, ora farò il nome di 5 registi, questo è chi fa la domanda, e te compreso, e tu dovrai posizionarli. Toni Kroos, dove lo piazzi dalla posizione 1-5? Quindi il primo nome che gli fanno è quello di Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, ha 34 anni, forse anche 33, se non mi ricordo esattamente, grandissimo giocatore tedesco. Lui lo piazza al terzo posto, quindi te. Enzo Fernandez, sinceramente vi chiedo, perché inserire Enzo Fernandez? Questa è una cosa che io non capisco. Ad oggi, secondo me, con gli altri nomi che citeranno, non c'entra proprio niente. Enzo Fernandez era un giocatore in grandissimo spolvero al Benfica, da quando è andato al Chelsea mi pare che, insomma, le cose siano un po' cambiate. Comunque, vabbè, insomma, lui lo piazza giustamente su 5 al quinto posto, sembra anche normale. Poi Rodri, centrocampista centrale della Manchester City. Guardiola qualche giorno fa ha detto che Rodri è il miglior centrocampista del mondo, ci ha segnato il gol decisivo in finale di Champions League che ha fatto vincere il Manchester City. Lui lo piazza al secondo posto, quindi quinto Enzo Fernandez, terzo Toni Kroos, secondo Rodri, mancano il primo e il quarto. Il quarto è Kimmich, secondo lui, e il primo è se stesso, quindi Çala. Allora, quindi la classifica personale di Çala dei migliori play del mondo: quinto Enzo Fernandez, quarto Kimmich, terzo Kroos, secondo Rodri e primo Çala. Allora, a questo punto, giustamente, io sono d'accordo con Çala, tra l'altro. Çala e Rodri sono... Però, giustamente, il giornalista, l'intervistatore, gli chiede perché in questo momento ti senti il migliore in quella posizione? E lui spiega, ecco, non è che dice mi sento fortissimo e quindi gli altri dietro perché io mi sento fortissimo. No, spiega il perché lui crede di essere il numero uno in quel ruolo. Perché i gol
E quello che faccio non lo fanno gli altri. Lui parla dei gol, di quanti ne fa e di come li fa, e degli assist che fa, oltre all'interdizione, oltre alla cucitura di gioco, le verticalizzazioni. Ma andiamo a leggere. Se controllate, io non segno mai da vicino, mai, ma dai 25 ai 30 metri o su punizione. Sono cose difficili. E se guardate gli altri, non fanno come me. Poi tutti sono bravi a gestire, ma fare passaggi a 5 metri non mi piace. Io cerco sempre il passaggio finale per aumentare la possibilità di segnare e darla a destra o a sinistra non mi serve. Ragazzi, è tutto vero. Cioè, è così. Cioè, chi vede l'Inter tutti i giorni e vede giocare Çalhanoğlu e vede come gioca l'Inter, l'Inter gira attorno a Çalhanoğlu. Cioè, niente da fare. È vero quello che dice Çalha. Çalha fa girare la squadra, la fa girare su di sé. E Inzaghi gli ha dato quel tipo di ruolo. Infatti, quando mi si chiede Brozovic, eccetera, eccetera, Brozovic era un grandissimo play, un grandissimo giocatore, ma non c'è paragone, secondo me, con Çalhanoğlu. Çalha è tutto di più. Poi c'è sempre da migliorare, ok. Ora gli avversari cercheranno di marcarmi uomo contro uomo, spiega ancora Çalhanoğlu. Come nel primo tempo a Roma, ero in difficoltà. Devo fare più spazio ed essere più intelligente in queste situazioni. Quindi lui dice: io sono il numero uno, so fare un sacco di cose che gli altri non sanno fare, però attenzione, io non è che non vado mai in difficoltà. Io devo migliorare in tante cose per continuare a essere il numero uno, altrimenti, come è successo a Roma, mi si blocca e io vado in difficoltà e a quel punto non riesco a far girare la squadra. Devo fare più spazio e essere più intelligente, ma con Barella e Mkhitaryan che mi aiutano ci riusciamo. Poi in fase difensiva sono cresciuto, ma devo migliorare. Analizzo i video con lo staff e commento ancora degli, e commetto ancora degli errori. Alla voce migliorare c'è anche incrementare la bacheca vincendo altri titoli. Vabbè, come sarebbe vincere lo scudetto sulla seconda, della seconda stella prima del Milan? E lui snobba il Milan, dice: non mi interessa, io guardo quello che facciamo noi. Giustissimo, non entriamo in polemica che non serve niente a nessuno. Questa Inter può ripetere o migliorare il percorso in Champions della scorsa stagione? Çalha, noi lottiamo per tutto, certo che l'Inter ha sempre un obiettivo e noi ci siamo. Ok. La prima volta che Inzaghi ti ha detto di volerti far giocare lì davanti, tu hai pensato quando l'avevi fatto nel Milan non è andata bene? Dice: al Milan io da play mi hanno provato ma non ero pronto, qua, qui quando è successo lo ero. Ho detto subito sì perché volevo mettermi alla prova, quando è l'età giusta ti pesa di meno, per il mio percorso in questi mesi è stato molto importante. Allora, viene poi mostrato il video Çalhanoğlu del lancio per Di Marco contro la Juve, va bene, la verticalizzazione, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, vediamo un po'. Più che altro vorrei entrare sul discorso del futuro, perché poi anche sul Taker mi piace scivolare, insomma, abbiamo già trattato il discorso della tattica e della tecnica e di come lui riesce a interdire, di come riesce a cucire, di come riesce a segnare e fare assist, perché poi ci sono tutti i calci piazzati in cui non tira in porta, ma offre ai compagni la palla gol e sono veramente innumerevoli. Poi gli chiedono come tiri i rigori, lui dice un segreto. Allora, vediamo qua, parla di Inzaghi. Ah, ok, qui parla dei. No, qui è carino, perché parla dei giocatori nel suo ruolo, però quelli, le vecchie glorie. Allora, ora ti mostro 5 fenomeni nel tuo ruolo e mi dirai cosa ruberesti a ognuno di loro. Veron, ragazzi, io Veron impazzivo. Cioè, per me Veron era. E nei cambi di gioco Çalha ci assomiglia tantissimo. Grandissimo giocatore, mi piaceva la sua cattiveria, voleva sempre vincere, poi grandi piedi. Busquets, grande giocatore, ma ci sono altri che preferisco perché tecnicamente è fortissimo, sa gestire il gioco, ma è lento. Modric, tanta roba, un amico che conosco bene, un esempio anche per quello che sta facendo, a lui prenderai mentalità e professionalità, poi è una persona molto buona. Xabi Alonso, di lui mi piace il suo passaggio, che è di grande intelligenza. Pirlo, il mio idolo, lo conosco bene, mi piace come sta in campo, la sua serenità, non sentiva lo stress, è il numero uno. Ok, è vero che hai ricevuto offerte dell'Arabia. Ecco, allora, io questo ve l'avevo già detto, però ve lo releggiamo perché lo dice anche lui. Tanto allontano un po' perché la luce comincia a sparare, si è abbassata la luce fuori. Ok, allora, io voglio bene all'Inter. La domanda è vero che hai ricevuto offerte dall'Arabia? Io voglio bene all'Inter. Quando sono arrivato qui, Piero Ausilio e il mister e i compagni mi hanno dato una grossa mano. Questa è una famiglia enorme. Poi sono arrivato a zero, alla fine decide sempre la società. Io ho già detto che la decisione è la loro, ma io voglio rimanere qua. All'Inter mi sento rinato, ho avuto un periodo difficile, ma qui mi hanno risollevato. Sono maturato come uomo, sono una persona emotiva, vivevo una situazione pesante, ma tutti qui mi hanno aiutato.
Poi la canzone che mi hanno dedicato i tifosi mi ha trasmesso ancora più energia, per questo dico che per me l'Inter è diversa, non si può spiegare. Se dico idolo nero-blu a Calhanoglu e ride. Allora, quindi questa è l'intervista di Calhanoglu. Anche questo passaggio è un passaggio molto molto importante. Cioè lui dice, io, e questo ve l'avevo già detto, lui quando è arrivata l'offerta dall'Arabia, lui vuole assolutamente rimanere qua, non ci sono soldi che tengano, non ci sono offerte economiche che tengano, eccetera, eccetera, eccetera. Lui vuole rimanere qua, sta bene all'Inter, si sente importantissimo all'Inter, è diventato il play migliore del mondo all'Inter, si gioca lo scudetto, si gioca la Champions League, sempre ad altissimi livelli, ci avrà un mondiale per club, non se ne vuole andare. Poi dice, io amo l'Inter, faccio il bene dell'Inter, se l'Inter mi cede perché ha bisogno di cedermi, io seguo quello che dice l'Inter di fare. Quindi a tutto tondo a Calhanoglu, interista. Va bene ragazzi, abbiamo il miglior play del mondo, un grande campione, un grande uomo. Io intanto vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento alle 11.30 qua su YouTube, mi raccomando, al Filippo Tramontana Show anche sul mio Facebook. Vi ricordo di schiacciare la campanella per avere la notifica dei video, il pollice in su per se vi è piaciuto questo video su Akan. E poi mi raccomando, iscrivetevi al canale. Vi aspetto alle 11.30, ciao ragazzi. Ciao a tutti.